non lo so che ci faccio qui, perché io le femmine non le sopporto proprio. No, ma io non sopporto manca mia moglie, perché con mia moglie 15 anni fa si scopava da bufali, ora è un oggetto d'arredamento. Io a casa tengo un pianoforte a coda bianca, divani, certe belle porcellane di Capodimonte, e tengo pure a mia moglie. A volte lei si lagna e dice: Tony, ma non pensi che dovremmo buttare qualcosa da questa casa? Sì, amore, rispondo io, ma io non sopporto proprio niente, tutto quello che non sopporto c'ha un nome. Non sopporto i manager e non c'è nemmeno bisogno di spiegare il perché. Non sopporto i fidanzati perché ingombrano, però non sopporto neppure le fidanzate perché poi intervengono. Non sopporto quelli di ampie vedute, sempre perfetti, sempre corretti, sempre ineccepibili. Tu li critichi e quelli ti ringraziano della critica, ti chiedono come stai e vogliono saperla veramente. Uno shock. No. Non sopporto quelli che dicono che un bicchiere di vino al giorno fa bene. Uno. Non sopporto i vecchi che ripetono continuamente che loro hanno fatto la resistenza. Non sopporto le anoressiche. Ma cosa fai? Non sopporto la pizza al taglio, i parati a fiori, il commercio equo e solidale, i cani, i gatti, i topi, i calli, gli ex comunisti che perdono la testa per la musica brasiliana. Gli stilisti, i registi, gli artisti di strada, le meduse, i collezionisti, tutti un gradino più su quelli di orologi. Tutti gli attori e tutte le attrici, i salumieri, i meeting, le feste, la poesia, le citofonate inaspettate, quelli che fischiano, quelli che cantano all'improvviso, il turismo sessuale, il turismo, quelli che odiano il turismo perché dicono che loro sono viaggiatori, le supposte, gli infermieri con gli zoccoli. Ma poi perché devono portare sti zoccoli? No, io non sopporto niente e nessuno, neanche me stesso, soprattutto me stesso. Solo una cosa sopporto: la sfumatura.